Oggi mi voglio dedicare un po' a migliorare alcune cose con le mie parti. Credo sia arrivato il momento di decidere esattamente come procedere da ora in avanti. Prima cosa vorrei mettere un po' in ordine i recinti. È da molto tempo che rimando questa cosa e credo che la tettoia deve essere riparata e sistemata. Inoltre, credo che sarà giunto il momento anche di iniziare a progettare meglio la tavola per gli incantesimi e incominciare anche a progettare un nuovo portale. Il precedente portale non ha nulla che non va. In fondo mi ci vuole mezza giornata per arrivarci. Però, visto che sono venuto in questo posto per creare una farm, penso che ci dovrò rimanere un po' di tempo per avviarla, perlomeno. Quindi mi occorrerà avere il tavolo degli incantesimi più vicino. Non è che posso andare avanti e indietro per incantare un'arma, meglio farla direttamente qui in zona. Per cui inizierò col prendere molto legno. Il legno mi servirà anche per altri motivi. Visto che voglio iniziare una farm, avrò bisogno di grano. Magari tornerò indietro per recuperare anche gli arboscelli di betulla, in modo da farli crescere anche da queste parti, e sempre nel prossimo viaggio andrò a prendere anche gli arboscelli di quercia. Così anche da queste parti potrò avere betulle, querce, oltre ai pini. Credo che sia il modo più semplice per avere tutto quello che mi occorre sotto mano. Inoltre vorrei andare anche nel Nether, non per trovare una fortezza, perché nell'altro portale la fortezza sono riuscito già a trovarla, però non volevo ancora andare a fronteggiare gli spawn di vampo perché volevo, diciamo, trovare altri diamanti e farmi un'armatura completa di diamanti, magari incantandola con incantesimi di protezione. Cioè, vorrei, diciamo, vivere l'esperienza dell'inferno con un po' più di sicurezza personale. In fondo ho una sola vita in questa partita. Per cui vorrei evitare di schiattare stupidamente per aver fatto delle mosse azzardate che potevo evitare di fare. Per cui procederò qui. Prima di tutto avvierò questa farm di mucche e di pecore. Più avanti cercherò di portare da queste parti anche le galline e infine spero in zona di trovare anche i maiali. Visto che praticamente vicino al mare tengo solamente l'allevamento di galline, penso che sia il caso di creare un allevamento più stabile e sicuro qui. Sia chiaro, non è che avevo abbandonato la mia torre in mezzo al mare, sia chiaro. Quella torre continuerà ad esistere e sarà sempre il mio campo base. Ma ho un mondo gigantesco. Questo è il mio mondo, questo è il mio nome, come seme. Quindi ho intenzione di esplorarlo gradualmente e cercando di non morire. Naturalmente molte cose le farò anche a registrazione spenta, ma più che altro lo faccio non perché non voglio farvi vedere come mi adopero per migliorare questo mondo, ma semplicemente perché se no vedrebbero miliardi di puntate
E presumo che i vostri testicoli incomincerebbero a gonfiarsi talmente tanto che non ci sarebbe più la differenza fra testicoli umani e testicoli di, che so, dinosauro? A differenza di Paradosso, io non voglio gonfiarvi le palle talmente tanto da farvi desiderare tutti insieme che possa schiattare così finalmente me ne eliminevo da coglioni. Per cui molte cose non me le farò vedere per motivi di cattiveria. Anche se potrebbe anche sembrare cattiveria, in fondo io sono un bastardo e quindi lo sono nell'anima. Sia chiaro, non me ne vergogno affatto. Sono nato scaricato nello spazzatura, quindi significa che non ero voluto da chi mi ha dato la vita, quindi sono un bastardo su serio. E sinceramente non è un qualcosa di negativo per me, perché appunto di essere solo mi ha permesso di vivere una vita serena. Ho conquistato con le mie sole forze, senza alcun aiuto esterno, una posizione nella società in cui viviamo. Mi sono fatto il culo e a mia volta ho fatto il culo a persone che mi ostacolavano nel lavoro. Purtroppo viviamo in un mondo dove cane mangia cane. E se devi sodomizzare anche il miglior amico per poter avere una vita più serena, scusatemi, ma io non ho scrupoli a farlo. Devo pensare alla mia esistenza. Poi è entrato nella mia vita il mio fratellino Paradosso e le cose sono un po' cambiate. Ho incominciato a capire cosa significa avere una famiglia, cosa significa avere un fratello che dipende da te. Diciamo che un po' il suo animo angelico ha portato un barlume di luce nella tetra vita che avevo e da quel giorno un po' sono cambiato, però per quanto possa essere cambiato nel cuore, nel profondo, rimango sempre un gran bastardo. Ok. Penso di aver raccolto sufficiente legna per gli obiettivi che mi sono prefissato. Visto che ho abbastanza vacche nel recinto, incomincio a procurarmi altra pelle, altra carne da queste parti. E questo come cazzo ci... Vabbè. Ok, dopo che avrò finito di macellare tutte queste simpatiche vacche con i loro occhioni grandi che mi guardano mentre le uccido, ho intenzione anche di procurarmi un po' di materiale, per cui presumo che aprirò un grosso buco in questa grossa muraglia e cercherò di raccogliere pietrisco, ferro, andesite, diorite, tutto quello che riesco a portarmi. Penso proprio che farò questo buco tanto profondo quanto può essere la vagina di una donna matura. Cioè, voglio dire che la sfondo fino in fondo. Continuerò ancora, magari nel prossimo episodio, a farvi vedere come allargo questo buco. Per cui, visto che abbiamo un po' di secondi, ne approfitto per salutarvi, per dirvi che il gameplay non finirà, ve lo posso assicurare, non ho intenzione di morire. E per finire, se il video vi è piaciuto, spolliciate a vostra discrezione, oppure spolliciate in negativo a vostra discrezione. Se volete iscrivervi, iscrivetevi, non siete obbligati. E per qualunque cosa volete che io faccia in questi video, scrivetela nei commenti. Ciao ciao, figli miei.